Le nostre squadre sono fortissime nel cortile di casa, meno in campo internazionale. Infatti si pensa già al calciomercato. La giornata si aprirà con l'anticipo Samp-Genoa, derby della lanterna spenta, Criscito e Quagliarella le bandiere. Il capolista Milan, fuori dalle coppe, a Udine affronterà un avversario che ha licenziato Gotti. Cioffi recupererà gli assenti, ma Samir è squalificato. Rossoneri in emergenza, manterranno il primato? L'Inter è pronta ad agganciare i cugini. Contro un Cagliari che lotta per la salvezza, l'attacco nerazzurro dopo Madrid tornerà a segnare? Ci sarà De Vrij in difesa. L'Atalanta, battuta dal Villarreal senza Malinowski, a Verona affronterà un avversario dall'attacco molto pericoloso. Il Napoli, che in Europa League è andato avanti, sarà in emergenza contro un Empoli che attraversa un momento d'oro. Nel secondo gruppo della classifica, la Juventus, prima nel girone di Champions, dovrà fare i conti con la rabbia del Venezia dopo la sconfitta nel derby col Verona. Tornerà a De Sciglio, squalificato il lagunare Ceccaroni. Sullo stesso gradino della Juve, la Fiorentina sarà alle prese col fanalino di coda salernitana, l'ex viola Ribéry tra i campani. La Roma, reduce dalla vittoria di Sofia, recupera Ebraham e Karsdorp contro lo Spezia, squalificati stavolta Mancini e Zaniolo. Per la Lazio, senza gol in Coppa e priva di Milinkovic in campionato, difficile trasferta sul campo del Sassuolo. Infine Torino-Bologna, i rossoblù senza Dominguez, ma forse con Arnautovic sul campo di un Torino che fatica a segnare. Una notizia che riguarda la nazionale. Italia-Macedonia per il playoff mondiale si giocherà a Palermo.